In tempo di coronavirus, segnalare che persone escono, che non dovrebbero farlo perché il virus potrebbe infettare chiunque, è ormai diventato un lavoro quasi quotidiano. E purtroppo sono ancora molti che non capiscono che ci si può infettare, si possono infettare altre persone, i focolai possono diventare le case. Ecco, l'Associazione Nazionale Polizia di Stato con i suoi componenti continua a dare il messaggio, ma c'è questa recessione o ancora oppure le persone continuano a girare indiscriminatamente? Sì, intanto buongiorno. Le regole non sono assolutamente cambiate. Quando le cambieranno sarà a nostra cura dell'amministrazione comunale, delle forze dell'ordine del territorio, comunicarle alla città, alla cittadinanza. Quindi non sono assolutamente cambiate. Vediamo soprattutto di mattina macchine in giro, persone in giro, come se non fosse mai successo nulla. E beh, questa non è prevenzione, la prevenzione si fa secondo regole e secondo i provvedimenti emanati dal governo nazionale. Ecco, parlare anche delle misure di sicurezza, parlare anche delle infrazioni. Chi esce, chi cambia comune, continua a commettere qualche infrazione, ma probabilmente non si rende conto. Purtroppo non si rende conto perché la prima infrazione è anche cambiare comune. E noi purtroppo notiamo nei nostri servizi di diffusione dei provvedimenti che c'è sempre, come diceva il Presidente, nulla fosse cambiato. Nessuno indossa la mascherina, entro, pretendono addirittura di entrare nei centri, nei supermercati senza mascherina, i proprietari li ammoniscono e quindi è come se ci fosse, se l'incubo fosse finito. Invece no, ancora non c'è nulla di certo per la cura, se non la prevenzione. Quindi distanza sociale, mascherina, lavarsi le mani, non toccarsi gli occhi e stare il più possibile a casa. Ecco, fino a quando non ci sarà il nuovo decreto, le nuove disposizioni, chi esce commette delle infrazioni e chi dà false informazioni alle forze dell'ordine commette un reato. È meglio chiarirlo questo. Certamente, a parte la sanzione amministrativa che è abbastanza salata, come diciamo noi, ma le false dichiarazioni sono punite dal codice penale, quindi non solo la sanzione amministrativa, ma può subentrare anche quella di natura penale. E noi siamo in giro proprio a sensibilizzare la gente a stare a casa. Lo facciamo con grande spirito di sacrificio e dedizione al dovere civico. L'unico ringraziamento che noi vorremmo dalla città, vorrei mettere la parola devono e non che possono, rimanere a casa, ma lo facciamo per la loro salute, per la salute dei loro familiari e per la salute di tutta la gente. State a casa.